Buongiorno, ciao ragazzi, bentornati sul canale. Allora, oggi andremo a fare, almeno proveremo, ho trovato questo pezzo di un murale, insomma, vecchio, e volevo provare a squadrarlo e mi è venuta in mente la forma di quegli amplificatori di suono di legno che stanno facendo ora, vanno di moda ora su internet. Allora volevo provarlo a fare con questo. Andiamo a vedere cosa si può fare. E il problema sarà la squadratura, che purtroppo la dovrò fare al banco sega, perché la sega a nastro è piccola e quindi insomma si fa male. Proveremo a farlo al banco sega. Vediamo cosa si può fare. Facciamo con la slitta. Chi volesse vedere come si fa la slitta, vi lascio il link del filmato, un vecchio filmato, e così vedete come si fa. Ora sarebbe un bel lavoro poterla passare sotto la pialla a spessore, però siccome il pezzo è piccolo, quindi il segreto è quello di mettere due tavolette attaccate al pezzo, magari con due chiodini, e far passare più volte fino ad arrivare allo spessore giusto. Mettiamo due chiodini in due punti. In due punti che sicuramente non andranno sotto la pialla. E ora la andremo a passare sotto la nostra pialla a spessore. Quindi qui vedete che si muove, quindi un po' di asportazione ci sarà. Andiamo a provare. Vedete come ha spianato bene. Ora possiamo farlo anche sugli altri lati. Naturalmente, avessimo avuto una pialla filo spessore, si sarebbe fatto molto prima, però bisogna accontentarsi e fare di virtù necessità. Ora andremo a fare una presa mandrino qui.
Thank you.